Ma Conte convoca questo, ma Conte convoca quello, ma Conte avrebbe dovuto convocare quest'altro, ma mo affrontami Belgio, perdiamo 4-0, mo affrontami Belgio, allora buscamo seriamente. Con questa rosa ci vogliamo presentare in Francia, ma non ci presentiamo proprio. Adesso, dopo questo 2-0, volete salire sul carro? Io appena vi vedo sul carro vi mando un bel calcio nel di dietro talmente forte che vi mando in Cina. Sigla. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Finalmente incomincia l'europeo dell'Italia e incomincia con una bella vittoria, ma soprattutto bell'atteggiamento, bella prestazione, bella mentalità, bello tutto. Ma analizziamola piano piano. Direi un primo tempo perfetto, un primo tempo concentrato, primo tempo determinato, primo tempo organizzato. Abbiamo giocato come la classica squadra italiana, catenacci e contropiede, ma con più grinta soprattutto sulle fasce, dove abbiamo creato diverse palle gol. Il gol avviene dopo non mi ricordo quanto minuto, forse 20-25, mi ricordo il minuto, scusatemi, con un grande lancio di Bonucci. Possiamo, davanti agli juventini, compreso io, possiamo denominarlo in qualsiasi modo, arrogante, presuntuoso e qualsiasi aggettivo vi venga in mente, però da italiani bisogna dire meno male che Bonucci è italiano, che ha i movimenti da difensore però ha i piedi da centrocampista. Fa un grandissimo lancio per Giaccherini che si infilza, lui un tappetto piccino si infilza in mezzo nell'area di rigore del Belgio, che con gran freddezza, grande controllo infila Courtois. 1-0 per l'Italia e da là quasi in discesa, perché l'Italia regge, il bunker bianconero regge, il Belgio non riesce a creare azioni pericolose sopra dagli esterni con Hazard, che il primo tempo è stato inguardabile, e quindi che non riusciva a penetrare in area di rigore ha provato giustamente, oserei dire, tirare da fuori, soprattutto con Nainggolan, che ci ha provato per ben due volte, di cui una volta Buffon ha fatto il miracolo. I giocatori più pericolosi, diciamo in tutto l'arco della partita per il Belgio, sono stati Nainggolan e Fellaini. Nainggolan prima della sostituzione e poi Hazard nel secondo tempo. Parlando appunto del secondo tempo, ho visto un'Italia più stanca, ma sempre determinata, sempre concentrata, sempre pronta a chiudere qualunque spazio. E noi più ci abbassavamo, più il Belgio aveva più coraggio, soprattutto con Hazard, che appunto uno dei migliori del Belgio, si è svegliato nel secondo tempo, che ha provato a impensierire molto la difesa azzurra, che però per fortuna non è accaduto niente di che. Uno dei pochissimi pericoli seri per l'Italia è quel contropiede iniziato da un erroraccio di Darmian, che poi è stato sostituito per quell'errore, perché complessivamente fino all'uscita Darmian è stato uno dei migliori. Lukaku, che lo hanno accostato al posto di Higuain. Lukaku, io solo mi sono reso conto che è un chiodo di prima categoria. Lukaku non può sbagliare quel tiro che va fuori all'incrocio dei pali. Là bisogna ringraziare San Gennaro, Sant'Ambrogio, San Ciro, Sant'Antonio, tutti i santi dobbiamo ringraziare. Sicuramente Buffon li avrà ringraziati. Ma a parte questi pochi pericoli, l'Italia regge, anche se Wilmots, insomma l'allenatore del Belgio, mette 30.000 attaccanti, Mertens, Carrasco, Dio, Gesù, tutti quelli che tiene a disposizione, però l'Italia appunto regge
tutto il secondo tempo, fino al 92esimo che trova il 2-0 con una grandissima incursione di Immobile che serve palla a Candreva. Candreva guarda Pellè tutto solo che lo serve, e un bel tiro destro, è 2-0. Sono molto soddisfatto, lo scetticismo si è andato a un po' scemare con questa vittoria importante che ci porta a 3 punti, visto anche il pareggio tra Irlanda e Svezia. I migliori di questa partita sono, come ho detto, già Darmian fino all'uscita, è stato uno dei migliori, poi Candreva che ha fatto una grandissima partita di sacrificio, poi Giaccherini che è vero di qualità, non è granché di incontrista, perché io lo vedo più esterno, da incontrista ho storto un po' il naso guardandolo nella formazione ufficiale iniziale, però ha dimostrato grandissima determinazione, grandissimo sacrificio. Un altro positivo l'ho visto in Bonucci, insieme a tutto il bunker difensivo, tutto assieme, portiere, Chiellini e Barzagli, però Bonucci lo metto prima perché ha fatto, oltre all'assist, ha fatto pure un grandissimo intervento palla su Origi, se non erro. Tra i peggiori ne dico solo uno, perché è stato solo uno effettivamente, ovvero Eder, che già ho storto il naso alla sua convocazione, perché ha fatto 4 mesi inguardabili nell'Inter, per essere convocato perché fa parte del gruppo, come l'ho detto precedentemente nel video. Però, visto che nel primo tempo non ha ingranato molto bene Eder, io lo avrei sostituito subito nel secondo tempo, inizio del secondo tempo, non a metà del secondo tempo, verso la fine del secondo tempo, con Immobile o Zaza o Insigne. Ma vabbè, l'importante è aver vinto. Per chiudere il video, diciamo vincitori del contest, vincitori dei pronostici, perché io in pagina ho avviato questa mania, chiamiamola così, di fare i pronostici delle partite dell'europeo, e per i pronostici dell'Italia, chi azza e chi pronostico, io lo dico il video. Purtroppo io non ho vinto, pazienza, io non ho mai preso una bolletta in vita mia, manco per scherzo, manco per gioco, come sto facendo in questi giorni. Molti hanno pronosticato un 7-0, un 3-3, un 2-1, un 3-3, vabbè. Comunque, i vincitori di questo pronostico dell'Italia, ovvero quelli là che hanno ingarrato il 2-0, sono stati Vasily Rusev, Pasquale Maisto, Maurizio Del Buono, Riccardo Piscopo e Salvo Puglisi. Complimenti a voi che avete indovinato il pronostico. Io, per quanto la vedo io, toglierei il cognome a ognuno e lo sostituirei con Culune. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, commentate, condividete, soprattutto perché non l'ho fatto, iscrivetevi al canale. In descrizione vi lascio tutto il bordello appresso. Ci vediamo al mio prossimo video, prossimo post partita. È tutto, ciao a you, Forza Italia, ma raccomando, e mi raccomando, un'ultima cosa: a chi non ha tifato Italia prima della vittoria del Belgio, non l'ha dati fama ancora. Ho detto nell'intro, chi vedo salire sul carro, un bel calcio dietro e ciao ciao.